Ciao a tutti, eccomi qua. Vicino alle croci sulle quali abbiamo fatto il nostro esercizio precedente, io ho messo dei numeri dall'1 al 9, perché adesso faremo un gioco. Attenzione, sicuramente sapete fare i conti. Adesso vi faccio qualche esempio. Saltelleremo di qua e di là facendo le addizioni. Lo sapete, siete bravissimi sicuramente, però noi facciamo anche i saltelli. Attenzione, adesso dobbiamo comporre il numero 6, che si può fare in tantissimi modi. Proviamo a fare il primo. Allora, facciamo 1 e poi saltiamo nel 2 e diventa 3. Poi saltiamo ancora nell'1 e diventa 4 e saltiamo nel 2 e diventa 6. Ma possiamo farne anche altre diverse. Allora, proviamone un altro. Adesso saltiamo nel 2, poi saltiamo nel 3 e poi 2 più 3 fa 5, ce ne manca 1, ecco qua, 6. E cambiamo ancora, attenzione, 3 più 3 e diventa ancora 6. Ma quanti modi questo numero 6? Adesso un'altra ancora, attenzione, facciamo 4 più 2 e diventa ancora 6. Oh là là, quante cose! Attenzione, adesso proviamo ancora. Un altro, vediamo un'altra cosa, un'altra somma diversa. Proviamo a fare 1 più 4 e più 1. Diventa ancora 6. Pensate, siamo solo a 6. Chissà al 9 quante volte, quante cose possiamo fare, quanti salti, saltelli possiamo fare per arrivare al numero 9. Attenzione. Adesso proviamo a fare la sottrazione. Dobbiamo arrivare sempre al numero 2. Allora io direi di partire dal 8. Oh, non posso fare un salto così. Eccolo lo salto, 8. Poi meno 8 meno, proviamo 6. E siamo arrivati al 2. Bene, bene, ho inciampato. Adesso ne facciamo un altro. Sempre dobbiamo arrivare al numero 2 con la sottrazione. Attenzione, facciamo 5, eccomi qua. Meno 3. Ecco, e siamo arrivati al 2. E vediamo un po' cosa possiamo fare ancora. Il numero 7. Oh, ecco il salto dentro il 7. E poi facciamo il 5. Eccoci qua e siamo sempre al risultato 2. Torniamo nella nostra casa. Attenzione che questa è difficilissima. Allora, mi fate pensare, facciamo un passo lungo e andiamo dentro al 9 e poi torniamo al 3, salto nel 3, poi faccio ancora 1 e salto nell'1, poi salto nel 2. E poi risalto nell'1 e siamo arrivati sempre al 2. Adesso ne facciamo una facile. Facciamo una facile facile. Un salto nel 4 e un salto nel 2. E eccoci qua, sempre 2. Pensate a quei numeri grossi, quante soluzioni diverse che si possono trovare, tantissime.
Adesso provate voi, con calma, ma sicuramente sarete più bravi di me. Va bene, provate, provate, non solo col 6, col 2, con tutti gli altri numeri. Ciao!